Siamo a posto? Buongiorno a tutti e oggi ultimo incontro prima della pausa estiva del ciclo di incontri Strategis. Con Enrico Ferregutti parleremo di SQL, anzi non solo parleremo ma sperimenteremo SQL in QGIS. Vi dirà poi tra qualche minuto di cosa si tratta. E io credo che la cosa interessante che vedremo oggi non è solo la dimensione di come si fanno delle cose, ma anche come si fanno delle cose all'interno di una comunità di appassionati che contribuiscono a costruire un bene comune dei nostri tempi, che è il software, per esempio. Assieme all'altro bene comune dei nostri tempi, che sono i dati geografici, offrono a un insieme di persone e la possibilità di fare molte cose, sia per aspetti professionali, sia per la gestione del territorio, quindi quelli che sono gli impegni di gestire una comunità, sia anche per il piacere di fare delle cose insieme. Io credo che un aspetto estremamente interessante è la dimensione del collaborare, la dimensione gratuita, la dimensione del voler fare qualcosa insieme proprio per la passione di farla. Ecco, quindi lascio la parola adesso ad Enrico e buon lavoro, e ci rivedremo con il ciclo di Strategis il 30 agosto parlando di Amazzonia. Avremo un altro incontro il 6 di settembre affrontando i temi del rischio idrogeologico, poi 13 e 15 settembre giornate della geografia a Padova, un altro incontro alla 20 di settembre e poi chiuderemo prima della chiusura dell'estate. Un grazie a tutti e a te, ti metto il microfono. Grazie Massimo. Allora, sì, come vedete partecipa all'estate GIS anche il mio cane, perché oggi giornata di SQL non poteva stare a casa. Allora, scusa che metto il cappuccetto al microfono, se no niente, lo lascio così, lo metteremo dopo. Perfetto, ciao a tutti, non mi dilungo con le come ha detto Massimo, mi occupo di sviluppo di software GIS. Io mi occupo di GIS e lavoro al settore urbanistica al comune di Padova, e quindi siamo vicini, ecco. Vi volevo invitare a seguire la presentazione di oggi all'indirizzo, per chi ha il computer, insomma, qua in aula, per chi lo può seguire con me passo passo, all'indirizzo qua evidenziato. Diciamo che come l'anno scorso, anche a me quest'anno tocca, ho il compito di dare il colpo di grazia estivo con l'anno scorso abbiamo parlato di Python, quest'anno parliamo di una cosa un po' più leggera, ecco, però sempre un po' sostanziosa, ecco. Ci siamo? Posso andare avanti? Allora, io adesso non so come siamo messi con la cultura rispetto alla materia dei database. Allora facciamo una velocissima introduzione di cos'è un database e di alcune funzioni basilari di SQL, senza di cui, insomma, anche l'aspetto spaziale di SQL si fa fatica a comprendere. Allora, un database fondamentalmente è un sistema che gestisce tante tabelle attaccate tra di loro, per quello si chiama relazionale. Come vediamo dallo schema, qua abbiamo svariate tabelle, alcuni campi di queste tabelle, che chiamiamo chiavi, uniscono i record delle tabelle in un'altra tabella. Questo fondamentalmente è un database. I sistemi che che gestiscono questo insieme di tabelle sono
i database management system, che fondamentalmente ormai ce ne sono di tutti i tipi, ce ne sono di più o meno performanti, open source, proprietari, eccetera. Di fatto la grande distinzione che possiamo fare è tra quelli personali e quelli server, fondamentalmente. Quelli personali, per dirvi, insomma, non so se avete presente Access, per fare un nome, permettono di gestire dei database personali con tante tabelle, con una certa facilità. Ci sono altri tipi di questi gestori di database. Uno fra questi è SQLite, che ha la sua estensione spaziale, ok? Perché abbiamo bisogno di parlare di spatial database? Allora, fondamentalmente un database spaziale non è altro che un database convenzionale in cui uno dei campi, una delle colonne delle nostre tabelle, non contiene un dato numerico, un dato testuale, come di solito contengono i database, di solito contenuti i database, ma contiene un campo geometrico, ecco, fondamentalmente. Questa è la questione. La geometria contenuta in questo campo di solito è memorizzata in un formato binario che c'è un po' nascosto, non riusciamo a vederlo, però possiamo farci delle operazioni sopra. Possiamo capire dov'è localizzato geograficamente quel dato, possiamo mettere in relazione i dati, stabilire delle relazioni spaziali tra i dati, cioè sapere se uno è vicino o uno è lontano, se sono coincidenti e così via. E ci consente di misurare l'estensione del dato spaziale, l'area, la lunghezza, eccetera. Ok. Allora, noi siamo insomma, io credo che voi sappiate cos'è un GIS, non, insomma, è di fatto un GIS è un sistema di gestione di database, fondamentalmente. Ci abbiamo delle tabelle, ci abbiamo degli attributi, ci abbiamo delle geografie, dei campi geometrici. Perché a questo punto occuparci di un database spaziale invece che di occuparsi di un GIS, di parlare di GIS? Allora, intanto un database spaziale è fatto apposta per gestire grandi quantità di dati. È strutturato in modo da avere una maggiore velocità di elaborazione. E soprattutto, è l'aspetto più interessante per noi, il sistema di relazione tra tabelle ci permette di scrivere delle interrogazioni, delle query nel linguaggio, insomma, comune, ormai si dice così, delle query che come dire, ci permettono di non replicare fondamentalmente i dati. Cioè, il nostro obiettivo lavorando col database, è l'obiettivo fondamentale, è quello di mantenere il dato nella sua ossatura essenziale e agire tramite delle interrogazioni per riassemblare queste informazioni ed estrarre delle cose diverse, anche delle cose supplementari, anche fare delle analisi. E in ogni caso, e come ultima cosa, i dati che stanno sui database sono più facili da riadoperare, perché un GIS è un oggetto software un po' complicato per le persone comuni, diciamo, mentre i dati geografici nostri vorremmo che avessero la massima diffusione e che fossero utilizzati da più persone possibili. Quindi hanno facilità, possono essere adoperati per esempio in un web GIS e così via. Sì. Siccome qui stiamo facendo magari un'insalata di acronimi, potrei sapere cosa vuol dire GIS? Geographical Information System. Grazie.
sistema di informazione geografica. In Italia questo, il termine GIS era l'acronimo italiano per GIS, era SIT, sistema di sistema informativo territoriale. Mi scuso se non ho chiesto all'inizio come per inquadrare, insomma, la nostra cultura rispetto a quello di cui stiamo parlando. Come siamo, siete vi occupate di GIS, di cose, di... Io ho fatto il pilota tutta la mia vita. Eccezionale, lo sa di mappe meglio di noi, di tutti quanti. Anzi, forse però, le... Però quelle cose, ha presente quei fogli di carta che sono stampati con bei colori pastello e tante belle righe? Quelle cose lì. E anche una scatolina con dentro un ago magnetizzato di tanti, quasi 360 gradi circa lì. Eccezionale. Quella è la cosa che so fare io, mio mestiere. E queste cose sono un po' così, e devo dire che sono presentate in maniera come se giocassimo a non farci capire. Ho capito, perché perfetto. Query, perché devo dire query, pronunciando sì. male l'inglese, scusate. Sì. E uso intercambiabilmente la parola interrogazione. È una query? È un'interrogazione. È un'interrogazione. Interrogation is interrogation. Query is a query. Different story altogether. No, no, è un'interrogazione. It's the same thing. È la stessa cosa. In italiano è un'interrogazione. Ecco, perché bisogna a un certo punto decidere se vogliamo parlare italiano o inglese. Aia, no, qua sì, siamo un po'... Abbiamo prestato una di quelle cose che una volta si chiamavano fiori di campo. Sì, 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 decisamente, decisamente. Chiedo scusa, no, io chiedo scusa perché sono... Ho insegnato 35 anni in un'accademia di volo, oltre a fare il pilota, e mi trovo a essere... è il minimo che posso dire, frullato di cervello è... Allora, no, chiedo scusa, e sono qua che la ascolto tutto orecchie. Sì, mi rendo conto che però la cosa di cui parleremo oggi è, ha un certo livello di astrazione, non sono contrario, ma abbastanza spinto. Aristotelica. Vabbè, anche Platone l'abbiamo detto, però voglio dire, ecco. Io chiedo scusa se magari forse era scontato che ci fosse un livello base consolidato di sapere cosa sono i GIS, ma vorremmo procedere anche come un laboratorio informatico, sì, dove... Sì, per carità. Molto bella la discussione, è interessante anche andare in ambito definizioni. Lei mi capisca. Certo, però volevo, giusto per citare l'inglese, è un workshop, vorrebbe essere un lavoro interattivo dove si produce anche qualcosa di concreto con i programmi. Io ho letto con... un giornale e ho trovato un'informazione. Sì, sì. Io ogni istante, 39, sarò là. No, anche il docente, immagino che in due ore abbia già concepito, strutturato. Mail, questo non è per me negarlo, ma io ho risposto a una mail di un tale che si chiama Alberto Mioni, e dico tanto più, sono molto curioso di chi sia questo Alberto Mioni, che vi usa come... cioè. Vabbè, ma noi non lo conosciamo, guardi. Vorremmo procedere con workshop, altrimenti di due ore ne rimangono una scarsa, se ragiona un dibattito. Io, per carità, stavo cercando semplicemente di dire un punto, insomma. Poi è molto difficile con l'informatica eludere l'inglese, purtroppo, per chi mastica... Sì, io so, sì, siamo ai minimi termini qua d'inglese, sa, cioè... Siamo, è giusto, giusto, ci abbiamo il livello per capirci tra di noi, basta. Politely say no, you're not. No. Not going to do that. No, siamo ai minimi termini, ripeto. Senta, io sto a sentire qualche volta, per piacere, mi spieghi cosa vuol dire con l'acronimo, perché può anche darsi che lo capisca poi alla fine. Perfetto. Purtroppo per arrivare a centrare l'obiettivo della, diciamo, della giornata in due ore, sono costretto un po' a sorvolare su tante cose che... Sì, conosco la sensazione di questo. E solo
mi dispiace per questo, sì, cioè, vorrei affrontarla in un altro momento, non so se Massimo, Massimo, c'è la possibilità di affrontare una cosa basilare in un altro, in un'altra situazione? Oggi è una giornata in cui le persone sono venute con il computer per fare un workshop, quindi io non so dove abbia ricevuto l'informazione lei, mi spiace, ma mi sto facendo informazione da tempo, quindi oggi sono qui persone con un computer per fare un altro tipo di attività. Lei è benvenuto, permetta al docente di andare avanti. Sì, ho capito, ma dove non ci siamo, mi scusi, visto che lei parla di informazione, è che un Cristo come me, che vede un articolo sul giornale e dice oh che bello, va a sentire oh che bello, però almeno ogni tanto un chiarimento su un acronimo. Diciamo che equilibrare, perché abbiamo certo, che a domanda precisa riesco a rispondere, però non riesco non riuscirò purtroppo ad avvicinarla come vorrei, insomma, alla cosa. Per principianti dico semplicemente date la possibilità di fare il stadino, tutto quello che chiedo. Faremo qualcosa di altro tipo di questo programma, come dicevo, lungo, che ha un sacco di attività, ma uno sceglie di scontare trovo. Capisco, sì, certo, capisco. Bene. Allora, SQL, è purtroppo un altro acronimo, significa linguaggio strutturato per l'interrogazione. Non entro nell'inglese. Perfetto. Se mi fa lo spelling forse riesce. Structure Query Language. Sì, è esattamente così. È un linguaggio che ci permette di chiedere al sistema che gestisce il database di chiedere alcune informazioni. Allora, come abbiamo detto, forse faccio un passo indietro, che così una tabella, tanto per capirci su alcuni assunti, una tabella, noi per definizione la immaginiamo divisa in colonne con tante righe. Allora, le righe noi le chiamiamo record. Ok, le colonne le chiamiamo campi e ogni campo ha un nome. Ok, questa è una tabella fondamentalmente, no? Allora ritorniamo a noi. Con l'SQL fondamentalmente possiamo dare l'istruzione, dare qualunque tipo di istruzione al sistema di gestione per esempio per creare le tabelle, per inserire dati, per cancellarle e così via. Qua, vado via veloce perché non è il tema della giornata gestire un database, ma è quello di, appunto, quello che a noi interessa fondamentalmente oggi è quello di affrontare un tipo di interrogazione, non neanche più coraggio chiamarla query. Però a me dico interrogazione, che è l'interrogazione di select. Allora, l'interrogazione di select ci permette di ottenere una visualizzazione dei dati contenuti in una tabella di un database. E fondamentalmente nella sua strutturazione base è divisa con select stabilisco i campi che io voglio vedere di quella tabella, col from stabilisco da dove prendo quei dati e quindi gli dico quale tabella prendere, e where gli dico delle condizioni di estrazione di quei dati. Ecco, questa è l'interrogazione base che noi vogliamo adoperare. Allora, i dialetti, diciamo, SQL sono tantissimi, diciamo che però oggi vedremo delle interrogazioni
che ho tentato di costruire in modo generico perché possano essere adoperate su vari sistemi, ecco, perché bisogna dire che ogni database c'è il suo dialetto, cioè per esempio non so, Postgres, che è un altro database, pretende che i nomi dei campi siano in minuscolo, invece Oracle pretende i nomi dei campi in maiuscolo. Invece SQLite è un po' più lasco, forse perché è un database personale, allora ci permette di mescolare i nomi dei campi, e quindi bisogna, insomma, ogni dialetto di SQL è diverso, insomma, non stiamo qua. Ecco, lavoreremo oggi con, in particolare con Spatialite, che è fondamentalmente SQL con l'estensione spaziale per SQLite, che è fatto da un che è curato da uno sviluppatore italiano, il cui sviluppo, insomma, è tuttora curato da lui e da Alessandro Furieri. Andiamo avanti. Allora, cosa adoperiamo oggi per lavorare? Non adoperiamo programmi, perché ci sarebbe troppo difficile, ci costringerebbe, insomma, ad installazioni ulteriori di cose. Per velocizzare la cosa, adoperiamo una versione di Spatialite che funziona all'interno del browser. Io in questo momento sto adoperando Chrome, credo, di Google. Vedete questo triangolino qua? Questo triangolino qua, se voi lo cliccate, fa partire il database che sta qua dentro il browser. Ok, forse ci metterà un po' di tempo per chi non l'ha ancora fatto partire, perché deve scaricarsi la tabella, però fondamentalmente quello che dovreste vedere è questo. Questo qua. Sì, vede il cursore, il triangolino che c'è qua, il play. Ho capito, però non sono su quella pagina, perché sono arrivato in ritardo. Ah, allora, guardi. C'è, puoi fare un'altra pagina, copia l'indirizzo e è andato? Ok, allora adesso se facciamo adesso mi credo fosse la slide 10 più o meno, la 9. Sì. Ok, allora, sì, tanto per dire dell'ambiente di lavoro del workshop, eccolo qua. Allora, il database che noi adoperiamo è questo database qua, veneto.sqlite, che è scaricabile. Cliccandoci sopra ce lo scarichiamo sul nostro computer. Dopo faremo delle prove in QGIS per vedere più o meno di applicare quello che abbiamo visto qua con sto ambiente qua, per vedere in QGIS come riadoperare la cosa. Allora, le tabelle, come vi ho fatto vedere, premendo il play mi compare l'ambiente dove gira il database. Il database ha una modalità di visualizzazione tabellare o una modalità di visualizzazione geografica in mappa. Ok, adesso qua
Questa ovviamente la query che ho fatto, questa mi produce una tabella che non è interpretabile dalla mappa. Per interpretarla nella mappa ho bisogno di trasformare la geometria in GeoJSON. Cos'è GeoJSON? È un formato di testuale, fondamentalmente, che è facilmente digeribile da un browser. Mentre il formato che sta dentro alla tabella è un formato binario che noi non riusciamo a comprendere, il formato GeoJSON, che significa JavaScript Object Notation, ok? Geografica, è un formato che è facilmente digeribile, lo vediamo insieme, facciamo partire questo. Quando trova il campo che si chiama GeoJSON, parte automaticamente la mappa. Ecco, e qua noi stiamo vedendo la rappresentazione grafica dei comuni del Veneto. Ok? La rappresentazione tabellare di questa cosa è... non si vede. Eccola qua, scusa, c'ho bisogno di un... ecco. Come vedete, il campo GeoJSON adesso contiene questa roba testuale, diciamo, anche così ci appare un po' complicata, però questo formato con queste parentesi, con questi parentesi quadre, con questi, insomma, strutturato in quel modo, è facilmente digeribile, comprensibile da un browser, perché è il dato che il programma riesce a trasformare in a ridisegnare sulla mappa. Ecco, fondamentalmente. Sì, questo è un multipoligono. Dopo arriviamo anche a capire i tipi di geometrie che possono essere inseriti in questa cosa. Allora, sì, questo lo saltiamo, non ci serve, andiamo avanti. Allora, abbiamo parecchie tabelle dentro sto database, no? Abbiamo i comuni, l'abbiamo già visto, abbiamo ferrovie, fiumi, centri, abbiamo anche una tabella senza geometria che è la tabella della popolazione. Vediamo. Ecco qua. Abbiamo il codice Istat, il nome dei comuni, popolazione maschi, femmine, totale, famiglie, eccetera, di tutti i comuni d'Italia. Dopo, siccome abbiamo un database relazionale, tenteremo di mettere in relazione questa tabella con la nostra tabella dei comuni, per attaccarci, per esempio, delle informazioni che sono presenti qua. Notare che in questa tabella non c'è una colonna geometria, ok? Questa tabella quindi non è visualizzabile in mappa. Ok, qua stiamo parlando di SQL base, quindi è solo per dare una, così, insomma, un inquadramento. Allora, con il select io posso, mentre il select di prima, notate che c'è un asterisco, l'asterisco nel select significa tutti i campi, ecco, è una wild card, come si dice, cioè sto dicendo l'informazione che sto dando al database, dammi tutti i campi di quella tabella, ma in effetti io posso anche selezionarli. Diciamo che se ho un obiettivo chiaro, la cosa migliore è selezionare con attenzione il campo e nominarlo. Posso anche stabilire degli alias, cioè in questa query comune, provincia, mi prendo comune, provincia e il campo Istat gli do il nome di codice, ok? Quindi se io faccio andare questa
eccola qua, comune, provincia, codice, ok? Non c'ho più il mio campo, non si chiama più Istat, ma si chiama codice. Quindi ho stabilito un alias, un nome alternativo. Poi, sempre più difficile, queste query io le posso anche nidificare, si dice. Cioè, dopo il from, vedete che c'è un from, dopo il from io posso aprire delle parentesi tonde, metterci dentro un'altra query, dargli un nome a questa cosa, ok? E utilizzare quello che c'è dentro alla parentesi come se fosse una tabella. Ci siamo spiegati? Facciamo andare, no, scusa, facciamo andare questo, tanto per capirci. Fondamentalmente mi tirerà fuori le stesse informazioni dei comuni, solo che l'ho chiamata in un altro modo. La query nidificata è uno strumento molto potente e che ci sarà molto utile per, come dire, per fare interrogazioni un po' più complesse del normale, perché ci permette, come dire, di ottenere delle informazioni in vari step. Poi queste query io le posso anche accodare una all'altra, e l'accodamento è dato dalla parola chiave union, vedi? L'importante è che i nomi dei campi e i tipi dei campi delle varie tabelle siano compatibili. Allora, in questo accodamento io sto mettendo insieme i comuni con le strade, con i centri. Notate che però l'accortezza è quella di, come dire, di dare dei nomi che siano compatibili tramite gli alias, ok? Facciamo andare, ma insomma il risultato è abbastanza scontato. Diciamo che stiamo mescolando pere con le mele qua, ma è per una finalità didattica, ecco. Come vedete, c'è un campo ID e un campo nome in cui si mescolano e tutto qua, vie, strade, centri e così via. Bene, andiamo avanti. E qua abbiamo la clausola WHERE. Allora, la clausola WHERE ci permette di selezionare alcuni record, quelli che passano una condizione. Allora, per esempio, nella prima, io posso selezionare dai comuni esclusivamente quelli che sono in provincia di Padova. Ok, where provincia uguale a PD. Notate che PD è una stringa, ok? Ci siamo che è una stringa. Quindi io la devo segnalare sta cosa tra apici. Se non metto gli apici, lui quella parolina là me la interpreterà come una parola sua, come un campo, come un'istruzione. Invece mettendola tra apici io dico no, è una stringa. Un'altra notazione è il between end, cioè è che è comodissimo per dare degli intervalli, cioè la condizione sarà vera quando il campo Istat sarà tra 28.021 e 28.044, ok? Facciamo partire, tanto per levarci la curiosità. Eccola qua. Qua i numerini qua in Chrome vanno sempre, dovrebbero, se qualcuno ha Firefox, sono sicuro che il tempo qua si ferma. Bene. E qui ho tirato fuori il sottoinsieme di quella tabella che corrisponde a quell'interrogazione. I numerini che scorrono alla velocità. E dovrebbe essere il tempo di esecuzione
il tempo di esecuzione delle istruzioni che io gli ho dato. Dovrebbe fermarsi quando è finito, invece continua, capiremo il perché. Allora, un'altra forma interessante di condizione è la condizione in, cioè io posso dare una serie di valori contenuti tra parentesi e dire che come condizione che il valore che cerco deve essere compreso in quella lista. Ok? Proviamo a farlo andare. Eccolo qua. Ecco, escono due righe. Poi mi sono accorto dopo che Venezia, essendo capoluogo, l'Istat lo segna in maiuscolo. Quindi, eccolo qua. Ok? Ci siamo. Qua mi ha riportato le uniche tre righe che corrispondono a quella tabella, cioè che il campo comune è uno di quei tre valori. Boh. Poi l'altra modalità di uso comune di selezione è il like, cioè il like è una condizione con cui io valuto le stringhe. Qua si può cominciare a divertirsi, perché il like è abbastanza interessante. Allora, io qua questa notazione con questa notazione gli sto dicendo estrai tutti i comuni che hanno il campo comune che comincia per V maiuscolo e qualunque altra roba dopo. Potrei mettere il percentuale è la wild card per le stringhe, cioè il qualunque cosa. L'altra condizione potrebbe essere il punto di domanda, per esempio. Il punto di domanda significa che quel carattere là può essere qualunque tipo di carattere. Per esempio, ammettiamo, così dovrebbe tirar fuori una roba tipo Venezia, forse. Sì, ma in minuscolo metterà bravissimo, bravissimo. Difatti non viene fuori nessun risultato. Se mettiamo così dovrebbe venire fuori almeno Venezia. Ponendo il punto di domanda, niente. Forse il punto di domanda, sì. V è maiuscolo. No, a quanto pare non tiene conto del maiuscolo e minuscolo. Vabbè, fidatevi. Andiamo avanti, perché se no ci blocchiamo su sta cosa non finiamo più. Allora, c'è una condizione, il valore di condizione lo posso addirittura tirare fuori da una query, ok? Anche la query, come la query nidificata, la posso anche inserire là come un risultato, ok? Quindi posso complicare ulteriormente la mia ricerca. Poi tutte queste condizioni di cui abbiamo parlato possono essere assemblate tra di loro con AND, con OR, negarle col NOT, in una cosa, per creare un'interrogazione molto complicata. Adesso, per esempio, where provincia uguale a PD AND comune like P, vediamo tutti i comuni
della provincia di Padova che iniziano per P, ok? Pozzonovo, Ponso, Piombino Dese e così via, ok? Quindi ho assemblato due condizioni insieme con l'AND. Oppure se io ci metto l'OR, cosa succederà? Mi tirerà fuori tutti i comuni d'Italia che iniziano per P e tutti i comuni della provincia di Padova, ok? Bisogna stare particolarmente attenti a mettere insieme l'AND con l'OR e col NOT opportunamente, perché come le operazioni, come quando la somma ha priorità rispetto alla moltiplicazione, no? Io devo sempre mettere le parentesi, così come le operazioni, è la moltiplicazione che ha la priorità sulla somma, nello stesso modo l'AND ha priorità sull'OR e quindi bisogna racchiudere fra parentesi e così via. Allora, i campi li posso anche calcolarli. Ecco, per esempio nella prima interrogazione io sto estraendo il campo, il nome del comune, la popolazione totale e mi sto calcolando i componenti medi, sommando famiglie e convivenze, ok? Quindi cominciate a capire il discorso che facevamo prima, cioè in un database non serve memorizzare un dato che posso ricavare a posteriori con un'interrogazione. L'esigenza fondamentale è mettersi da parte il dato nella sua elementarietà, cioè il dato elementare. Ecco. Posso ordinarlo, vedete, io posso aggiungere una direttiva alla query per ordinare il risultato. In questo caso io posso selezionare da tutto, da pop, però lo ordino in base al numero di famiglie. Lo posso ordinare così, in modo ascendente oppure in modo discendente, mettendo desk. Qua questo non me lo ricordo. Ah sì, lo posso ordinare. Posso dare chiavi d'ordinamento multiple. Posso ordinarlo prima per provincia. Ok? Vedete, BL, 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 BL è ordinato prima per provincia e poi PD, vedete, passo a PD e dopo, una volta ordinato per provincia, posso ordinare i dati per nome, ok? Quindi ho una doppia chiave di ordinamento. Allora, ecco, come fare per stabilire delle relazioni tra tabelle? Allora, all'inizio, volando, diciamo, avevo accennato il fatto che ogni tabella, diciamo un'informazione chiave di una tabella è la sua chiave d'accesso, la primary key, ok? Che può essere un numero, può essere una stringa, un UID, quello che vogliamo. L'importante è che sia un'informazione univoca, ok? Di solito viene adoperata la chiave di accesso per stabilire relazioni tra tabelle, ma non è detto. Fondamentalmente io posso stabilire relazioni tra tabelle semplicemente, come dire, dando una condizione, ok? Allora, per esempio, in questa tabella, in questa interrogazione, cosa sto facendo? Allora, sto selezionando da comuni e popolazione, sto facendo quell'operazione iniziale.
adopero il codice ISTAT per effettuare un merge tra l'informazione, tra le informazioni dei contenute nella tabella comune, anzi, attacco solo il nome del comune, insieme con l'informazione ottenuta dalla tabella POP. La popolazione forse mi interessa POP totale, non il nome. Ok. Allora, questa. Ah, scusate. Allora, sì, questo è un cross join, ovvero è il tipo di join più comune, insomma, che fondamentalmente attacca tutto con tutto. Cioè mi creo questa annotazione mi sta dicendo al database: attacca qualunque riga della tabella comune con qualunque riga della tabella POP. Quindi la tabella risultante è, se la tabella comune ha 10 record e la tabella popolazione ha 10 record, la tabella risultante ha 100 record, perché ad ogni riga di comune mi corrisponde una riga di POP. Però di queste tirami fuori solo quelle che hanno di tutte queste righe, x righe, che è data dalla combinazione delle due tabelle, tirami fuori solo quella che ha una certa condizione, ok? E questo è il cosiddetto cross join, il join incrociato. Poi in effetti diciamo che il join, che di solito viene fatto, per chi ha esperienza di QGIS, sa che si possono attaccare le tabelle. Ecco, la tabella, il tipo di join che viene fatto in QGIS è un left join. Left e right intendiamo quello che metto di qua o di qua del from. Andiamo a vedere questo left join, ok? Questa è la tabella left e questa è la tabella right. Mi spiego? Quando io inserisco una direttiva join, ho una tabella da questa parte e una tabella da questa. Allora, con questa notazione io sto dicendo: attacca alla tabella centri le informazioni contenute nella tabella comuni quando questa condizione è vera, ok? Cioè è la condizione di join per attaccare, ok? Allora, la caratteristica del join left è che mi tiene tutte le righe della tabella di left, ok? Attaccando le informazioni della tabella di right, di destra, solo quando trova quella condizione, ok? Mi spiego? Quindi io con il left join mantengo il dato della tabella di sinistra, mentre con l'inner join, che è il join precedente, il join senza left, questo qua, il join precedente mi restituisce una tabella solo con gli elementi che si sono attaccati. È una cosa, ci siamo capiti su questa cosa qua? Perché purtroppo il join, quando si attaccano tabelle, genera notevoli confusioni, insomma. La precedenza a quello che ha un dato sulla sinistra o quello che ha un dato sulla destra, o su un certo
centro non meglio identificato. Perfetto, sì, sì, è così. Io posso avere l'intersezione del dato delle due tabelle, posso avere il dato di destra con quello che mi arriva da sinistra, o il dato di destra da quello che arriva da sinistra, però mantenendo la tabella di destra. Allora c'ho l'inner join, cioè solo con l'intersezione del dato, il left join o anche il right join, che è meno adoperato ma può servire. Il join, come dicevo, ha bisogno di una condizione, ecco. Allora, l'altra caratteristica di SQL è l'aggregazione. Il cross join quindi è praticamente tutte le possibilità di... Sì, tutto con tutto, tutto con tutto. Ed è il join base, diciamo, del database, che poi dopo io vado a selezionare con un where, con una condizione, di tutto quel marasma che mi è arrivato tiro via qualcosa, mi estraggo qualcosa. Allora, un'altra cosa molto utile che si possono fare, che si può fare con i database, è fare dei riassunti, diciamo, di tutte queste tabelle contenenti tanti dati. Io posso, per esempio, raggrupparle. Per esempio, questa query mi permette di raggruppare i comuni per provincia, ok? Di raggrupparli per provincia e, dando delle istruzioni di aggregazione, mi permette, come dire, di ricavare delle informazioni aggregate, giusto? Allora, io posso contare i record con l'istruzione count, ok? Io qua ho contato quanti record ci sono nel campo che corrispondono a questo raggruppamento BL, ok? Group by, associato alla funzione di aggregazione, mi dà questo dato. Interessante, no? Mi evito di dover andare a contare manualmente le righette. Allora, posso sommare, per esempio, io ho un'informazione sull'area in ettari, io con questa funzione di aggregazione posso trovare l'area della provincia sommando l'area dei vari comuni. O AVG, che significa average, posso trovarmi la media. Sì, appunto, queste informazioni me la potrei trovare facendo questo diviso questo, molto semplicemente, però c'ho già una funzione di aggregazione che mi accomoda ad operare. Bene, andiamo avanti. Qua c'è un altro tipo di aggregazione. Qua aggrego, qua praticamente qua io sto aggregando una tabella che prima ho raggruppato con un'altra, no, raggruppato, ho unito con un'altra con un join. E così riesco, prima unisco la popolazione per trovarmi la popolazione della provincia. Quindi vale a maggior ragione il discorso che facevo prima, mi tengo i dati separati per poi aggregarli.
qua stiamo, e qua stiamo complicando ancora di più. Posso, tramite la clausola having, posso raggruppare a posteriori con un sì? Having, no, è having, avendo, ah, having. Ha, no, heading, avendo. Okay. Bussola. No, having, eccola qua, è una clausola che mi permette di raggruppare a condizione, ok? A differenza del where, vedete che c'è un where, anche quella è una condizione, mentre il where agisce nella prima fase della query, quando sto estraendo i dati dalla tabella, allora io posso qua, per esempio questa riga, io in questa query la posso cancellare per ottenere lo stesso risultato, ok? Mentre il where agisce a livello di, si dice, di fetching dei dati, cioè sto tirando fuori dalla tabellona i dati e li seleziono. L'having agisce dopo questa fase qua, quando io li ho già raggruppati, ok? Per esempio, notate, perché area prov è un alias del raggruppamento. Notate, vedete area prov è una parola, è un campo che non compare nella tabella iniziale, ma è un alias che compare qua. È un alias che dà il nome alla somma, a questa somma, ok? Quindi l'having è una condizione che io applico a posteriori. Bene, andiamo avanti. Bene, noi abbiamo parlato di tabelle, però dentro un database ci sono parecchie altre cose, giusto per così, per la cultura, per nostra cultura. Io posso avere delle view. Allora, una view non è altro che una tabella interrogata dal database, e questa interrogazione io me la metto da parte, gli do un nome. Poi quel nome che gli ho dato, vedete questa, io creo una view che si chiama prov. Guardate come guardate cosa c'è scritto: crea una view prov as, e questa è la definizione della view, ok? Il punto e virgola finale significa la chiudi, questa è un'istruzione, fai quella roba. In quel modo io gli dico: crea un'istruzione prov, crea una view prov che contiene i comuni della provincia, l'abbiamo già visto. Dopo, a posteriori, io posso adoperare quella parolina come se fosse una tabella, ok? La parolina prov, il database la ricorda, perché lui in quella parolina lui cosa fa? È come se andasse a mettere una query nidificata, lui ci mette parentesi tonda, ci fica dentro la definizione della query, gli dà l'alias prov, fine, fa quella cosa là. Poi c'ho altre cose, posso avere le sequenze, che è tipo, è comodo per esempio quando si inseriscono dei dati avere un numero che per esempio si autonumera, tipo l'indice. Perché lo devo avere univoco, perché sennò mi perdo delle robe per strada, allora è comodo che venga autonumerata. Allora c'è un oggetto che si chiama sequenza, che io gli dico: parti da quel numero e vai avanti ogni volta che ti chiedo. Una cosa fondamentale sono gli indici. Allora tutti noi abbiamo una piccola biblioteca a casa con i nostri libri, no? Ognuno di noi ce li mette. Mia moglie se li mette in ordine di altezza, si trova, lei ha l'ordine di altezza, c'è chi se li mette in ordine di colore, c'è chi in ordine alfabetico, e i database funzionano allo stesso modo. Cioè, se io indicizzo il dato, cioè gli do dei criteri per ritrovarlo in modo semplice,
lo ritroverò in modo più veloce. Questo vale per i database normali e anche per i database spaziali. E cioè i triggers sono degli automatismi fondamentalmente, cioè posso definire delle condizioni che possono essere dei risultati che derivano da una query, e quando quelle condizioni si verificano faccio partire un'altra cosa. Tipicamente questa cosa qua è, mi creo dei rapporti, tipo di dati, mi creo delle tabelle supplementari quando succede qualcosa, insomma, o quando faccio un inserimento nuovo di un dato nella tabella, faccio che, non so, lo pubblico, lo scrivo da un'altra parte, mi faccio delle operazioni. Beh, ecco, adesso andiamo al dunque della serata. Allora, l'estensione spaziale di SQLite, che è Spatialite, è stata, come dire, è basata su delle librerie geometriche che fondamentalmente vengono adoperate da tutti i database e da tutti i software, diciamo da tutti i software geografici, che sono le librerie Geos, proprietari e non. Ok? E su queste librerie sono state sviluppate delle funzioni che chiamiamo convenzionalmente viene chiamata l'ST Geometry, le funzioni ST, ecco, sono state introdotte qualche anno fa. ST dovrebbe, mi sono documentato perché io ho sempre adoperato queste funzioni ST senza neanche sapere cosa volesse dire l'acronimo, no? E fondamentalmente significa space time. Cioè, nel senso che l'idea iniziale era quella di integrare i database con delle funzioni che permettessero di identificare il dato nella sua localizzazione spaziale e nella sua collocazione temporale, nelle quattro dimensioni, ecco, fondamentalmente. E diciamo che poi la collocazione temporale, le funzioni di collocazione temporale non sono state poi sviluppate e sono rimaste solo quelle di collocazione spaziale. Fondamentalmente però, ecco, tutti i database hanno la stessa, come dire, lo stesso motore per sotto, l'Oracle, PostGIS, questo. Diciamo che in mille dialetti, però per sotto il motore è sempre quello. Anche l'ESRI c'ha la stessa cosa. Difatti, un piccolo aneddoto, è il maggiore, cioè tutti si sono un po' scandalizzati. Quest'anno c'è il congresso mondiale di OSGEO, cioè il consorzio degli sviluppatori open source, insomma, che raggruppa i maggiori programmi open source di tipo geografico, che viene fatto in Africa, Zanzibar mi sembra, ecco. E uno dei maggiori contributori quest'anno è l'ESRI. Sono tutti scandalizzati per questa cosa, no? E poi si scava, ed perché? Perché sono fra i maggiori contributori allo sviluppo di Geos. Perché loro l'adoperano dentro i loro programmi proprietari, ok? Quindi è una libreria di base che è di comune utilizzo. Vabbè, questo per dire che comunque i mille dialetti, però quello che stiamo vedendo stasera fondamentalmente lo si ritrova un po' ovunque, con tanti distinguo, con tanti dettagli diversi. Diciamo che fondamentalmente però queste cose qua si ritrovano. Cosa ci
cosa ci consente di fare, cosa ci consentono di fare queste estensioni spaziali? Allora, ci consentono di stabilire se una cosa, se un dato è dentro o fuori, se è vicino, se è lontano, se è coincidente, se è uguale, se è localizzato nello stesso posto e così via. Ci consente di manipolare la sua geometria, cioè ci permette di prendere due cose e unirle insieme e farne diventare un'altra cosa. Ci permette di prendere una cosa e levarla da un'altra, la differenza. E possiamo per esempio fare un buffer, cioè noi lo conosciamo bene, ma magari il signore, un buffer è la generazione di una geometria equidistante da un'altra, ok? Io da un'altra che è generatrice, per esempio il buffer di un fiume di 100 metri è una specie di salsiccia che sta intorno al fiume, quindi vado a definire un'area a partire da un'altra geometria di generazione, oppure posso generalizzare una geometria. Sì. Sì. Tutti i database, anche Spatialite, funziona in 3D. Non ho idea. Mi rifiuto di capire il 3D nei database, c'ho anche i miei limiti. però pienamente funzionanti in 3D, anche Spatialite. C'ha delle funzioni di manipolazione della terza dimensione. No, è già, diciamo che è già complicato il 2D, il 3D diventa ancora... E quindi si aggiungono delle condizioni, perché probabilmente il dentro non è più un dentro planimetrico, ma è un dentro anche volumetrico. Posso misurare geometricamente il dato, quindi misurare... Posso estrarre delle geometrie, creare dei centroidi che sono i baricentri di forme che mi servono. I centroidi di solito sono delle generalizzazioni di una geometria, insomma, mi servono per depurare la forma e averne un'informazione essenziale. E posso trasformare, posso riproiettare il dato. Come sappiamo, la Terra è tonda, è tonda, sia un sasso più o meno, insomma, è più o meno tonda. Ci sono tanti metodi di descrizione geografica del dato, insomma, ma diciamo che per collocare un dato sopra la superficie terrestre devo creare delle convenzioni, ecco, diciamo. Far finta, sì, ma devo usare delle convenzioni, ecco. Posso stabilire se voglio adoperare i gradi oppure se voglio adoperare i metri, ancora peggiore la situazione, perché devo far finta che sia piatta e devo stiracchiarla, quindi sono cose che i cartografi conoscono, diciamo che chi adopera in GIS diciamo l'adopera con disinvoltura, credendo che sia tutto uguale, perché ci sono le riproiezioni al volo e che ci aiutano. Invece il database non è così, dobbiamo costantemente di far lavorare le cose con una stessa proiezione, altrimenti otteniamo dei risultati sbagliati. Ok, campo geometria. I campi possono essere puntuali, lineari, possono essere semplici o multipli. Ok, andiamo avanti, che forse qua c'è una, eccola qua, per il signore la definizione è molto semplice. I dati spaziali bidimensionali, ok, possono essere punti, linee o poligoni. Ok, questi
Questi dati spaziali poi possono essere semplici, cioè un punto semplice è questo, oppure possono essere multipli, cioè per esempio posso definire una nuvola di punti, posso definire una line string o una multi-line string, tanti segmenti, un poligono o un multipoligono. Il poligono a sua volta può avere un buco o più buchi. Okay? A loro volta questi dati possono essere collezionati insieme. Questa è una cosa che, no, che chi adopera il GIS non fa, però i database se ne fregano, non devono rappresentare niente, per loro un dato vale l'altro e posso fare delle collezioni di tutta questa roba. Ok? In questa colonna ho la rappresentazione testuale di quello che c'è di qua. Cioè, come vi dicevo all'inizio, il campo geometrico è un campo binario, non visibile. Però posso rappresentarlo sotto forma sotto forma testuale. Questa è la notazione che si chiama VKT, well known text. Così è il mondo di acronimi. E la definizione di questa cosa qua quindi è questa stringa, ok? Una line string, vedete, è una parola, c'è una parola chiave, c'è una parentesi e qua divisi da una virgola ci sono le coordinate dei punti separate da spazi, ok? Ritorniamo indietro. Facciamo partire questa query, la prima nostra query geografica, che non uscirà niente in mappa, però ci permette di vedere una cosa. Allora, il campo geom qua me la dà come object, perché è un oggetto che che il visualizzatore non riesce a mostrarmi, perché è un campo binario, come vi dicevo, no? Questo, il secondo campo, me lo sta facendo vedere come VKT, ok? Come well known text. La funzione per vedere una geometria in modo visibile è questa qua, STSText. ST, non so se vi ricordate, prima vi ho parlato di funzioni ST, di ST geometry, eccetera. È la prima funzione che adoperiamo di tipo spaziale. Gli do il campo geometria e questa è la rappresentazione. Vedete, sono punti in latitudine e longitudine. Tutti i dati che sono dentro a queste tabelle, vi dicevo all'inizio, sono in latitudine e longitudine, più precisamente con un sistema di riferimento che si chiama ETRS 89, e che corrisponde a un codice che dopo vedremo, è un codice che il database conosce perfettamente, che è il 4258, ok? 4258. Ci sono migliaia di sistemi di proiezione, ok? Il più usato, diciamo, che è il VGS84, che è è latitudine e longitudine con un certo tipo di geoide, si chiama VGS84, una convenzione, ok? È che questa proiezione corrisponde a un codice che si chiama, che è il 4623. 4623. E vabbè, dopo ne parliamo ancora. Intanto non perdiamoci con i codici. Allora, visualizzazione in mappa. Allora, come vi dicevo, io posso visualizzare in mappa una cosa nel nostro visualizzatore trasformando una cosa in GeoJSON. L'istruzione
di Spatialite per trasformare in GeoJSON una geometria è questa asGeoJSON. Non è una funzione st, è una funzione di Spatialite. Ok? Va bene? Qua cosa ho fatto? Ho fatto, questa è una funzione che mi trasforma un testo in, che mi trasforma un testo in una geometria leggibile da Spatialite. Ok? Questo qua è il testo nel formato che vedevamo prima. Quindi questa cosa qua, con questa cosa qua ottengo una geometria, con questa cosa qua la trasformo in un GeoJSON che è un formato digeribile dal nostro browser. Il VKT non è digeribile dal nostro browser. Ci siamo spiegati? Vuoto? Ci siamo capiti? No, perché vedo che fa, no, più o meno. Diciamo che se io vado qua, non so, levo un punto, dovrebbe venire fuori un triangolo. Ok? Ok? Ho levato questo punto, quindi è venuto fuori un triangolo. Posso far venire fuori un poligono. Quindi io qua posso scrivere. Aggiungere due punti? No. No, no, io devo scrivere polygon. Polygon. E devo metterlo tra parentesi, perché il polygon c'ha anche la definizione del buco, quindi questa notazione è così. Eccolo qua, il polygon. Avete capito la differenza tra una line string e una linea? Non definisce uno spazio una linea, è una cosa che, tant'è vero che solo incidentalmente la linea di prima finiva al punto di partenza, ok? Potrebbe essere, è un profilo aperto di solito una linea. Un poligono stabilisce un dominio con un dentro e un fuori, ok? Ecco qua. E appunto vi dicevo, come si fa a stabilire se una cosa è dentro o fuori o coincide o ecco, il motore geometrico mi consente questo tipo di valutare questo tipo di condizioni: contains, disjoint, equal, intersects, overlaps, touches, within. Diciamo che se adoperiamo l'intersects a noi sta benissimo, perché si capisce, cioè l'intersezione tra due cose, se due cose si sono intersezionate tra di loro, cioè si toccano in qualche modo anche solo per un punto, la condizione di intersects è verificata. Ok, adesso cosa farà questa query? Allora, fondamentalmente la query cosa mi tira fuori? Allora, il select mi genera la geometria visualizzabile. Questa è la tabella. La condizione qual è? Se st intersects, se la geometria si interseziona con il famoso quadrato rettangolo che abbiamo visto prima, allora la condizione è soddisfatta. Okay? Se io invece di adoperare intersects adopero overlaps, vediamo cosa succede. Ok? Solo quelle che ci stanno sopra. Se io metto within, solo quello che sta dentro. Solo quello che sta dentro completamente. Ok?
non, cioè è completamente dentro a questo poligono. Completa. E chiaramente se io, non so se notate, io qua ho messo poligono come condizione, ok? Se io lasciavo line string, io non potevo fare una verifica del genere, perché una line string non mi dà il dentro e il fuori, ok? È uno spazio indifferenziato una line string, è una linea tirata per terra, ma non dà un dentro e un fuori. Posso negare questa cosa se io metto il not davanti e faccio partire la cosa, mi dà tutto quello che non è dentro. Bene. Qua potete sbizzarrirvi a casa. Ecco, e cosa posso fare con queste condizioni? Posso fare una cosa che si chiama spatial join, cioè unire delle tabelle in base alla loro, diciamo, relazione spaziale. Cioè, per esempio, posso in questo caso unisco posso dare l'informazione della provincia alla tabella centri, se vedete ho fatto un inner join tra centri e comuni su questa condizione. Cioè, se centri, che è un punto, vi ricordate prima l'abbiamo visto, è un punto centri, cioè è semplicemente un point, ok? Se quel point sta dentro a un comune, alla tabella, alla geometria del comune, allora estraimi l'informazione provincia perché in quella tabella mi manca. E come vedete io mi ottengo la prima, eccola qua, la prima colonna, mi ottengo l'informazione provincia. Quindi io ho messo in relazione un dato con un altro usando una condizione spaziale, che è il within. Cioè se quel dato sta dentro alla geometria del comune, attacca quella roba. Bene, per esempio nel caso del within, il centro, diciamo che l'avevo già verificato, stava sicuramente dentro al comune, però questo tipo di query geografiche potrebbe darmi dei risultati non univoci. Per esempio in questa query, ok, sto unendo il nome dei fiumi, sto facendo un join tra comuni e fiumi per sapere quali fiumi interessano un comune, ok? Ci passano sopra, intersects significa tac, lo taglia, c'è sopra, ok? Allora il risultato però, come vedete, mi è un po' da trattare, perché per esempio, non so, il comune di Cesio Maggiore c'ha 4 fiume Piave. Perché c'ha 4 fiume Piave? Perché probabilmente c'ha 4 segmenti del fiume Piave che ci sta sopra. Quindi per effetto del join che vi dicevo prima, cosa succede? Che attacca 4 record. E quindi la mia tabella mi si allunga, ad ogni Cesio Maggiore viene duplicato, cioè l'informazione diventa ridondante. Ecco.
A me tutto sommato interessa sapere probabilmente quello più lungo, quello più importante, quello il primo che trovo, non so, cioè fondamentalmente devo classificare questa roba, ok? Le coordinate lì a destra mi sembravano fossero le stesse. Queste? Sì, quelle e la colonna a destra. Queste non sarebbero coordinate, ma sono perimetro e area. Chiedo scusa. Se volessimo conoscere le coordinate di questa roba, dovremmo conoscerle, dovremmo estrarle con tipo e cosa estraiamo? La coordinata di un punto, ma i fiumi sono delle line string, sì. Invece i comuni sono dei poligoni. Il centroide di cosa? Del comune. Allora, ST centroid della geometria. Allora, mentre vi volevo far notare che mentre per i nomi delle funzioni Spatialite, e credo anche gli altri, sono abbastanza laschi, nel senso che gliele posso dare maiuscolo, minuscolo, cioè, lì becca tutto, insomma, ecco, il select, il from, il join, l'on, posso darlo maiuscolo, minuscolo, come viene. I nomi dei campi, cioè devo darglieli esatti, i nomi dei campi, se non glielo do esatto, non lo trova, ok? Quindi, io voglio sapere la coordinata del centroide del comune, quindi dovrò dargli st as text qua ambiguous. Cosa ho fatto? Ah sì, è ambiguo perché il campo geometri lo trova sia in fiumi che in comuni, quindi io devo dirgli da che tabella lo tiro fuori, quindi devo scrivere comuni.geom, ok? Quando ci sono i join di mezzo bisogna dirgli da che tabella deve tirare fuori i dati. Ok, eccolo qua. Notare che l'intestazione, siccome non gli ho dato un alias, è un'intestazione che è incomprensibile. Ok, dovrò dargli qua un alias. As chord. Eccolo qua. Dopo in un potremmo tipo dopo fare una bella query dove invece di tirar fuori il punto del centroide del comune, che tutto sommato è un punto, un baricentro che non ci interessa molto, sarebbe interessante tirar fuori il punto di intersezione tra il confine e il fiume, l'esatto punto di intersezione. Dopo vediamo. Ecco, come vi dicevo prima, la query precedente potrebbe essere raggruppata per avere un'informazione più chiara. Allora, raggruppando per nome del fiume o per nome del comune, levo via delle informazioni ridondanti per arrivare a quello che mi interessa. L'aggregazione spaziale. Ok, Come io ho delle funzioni di aggregazione, conta, somma, calcola la media, quando io faccio un group by,
io devo adoperare delle funzioni di aggregazione dei dati che sto raggruppando, no? O prendo il primo, giusto? Cioè, quando faccio un insieme di roba, no? O prendo il primo, che capita, o prendo il minimo, o prendo il massimo, o prendo la somma, se c'ho un numero però, perché se c'ho una stringa non posso fare la somma, o faccio la media, ma se c'ho un'informazione geografica cosa posso fare per quando c'ho tanti dati geografici insieme? Per esempio li posso unire, posso anche collezionarli, si dice, nel senso che l'unione mi genera quello che noi in GIS chiamavo il dissolve, cioè da tante geometrie le unisco insieme e faccio una multigeometria, ok? Ecco, qua ho fatto un dissolve, Belluno non è venuto fuori perché c'ha un errore geometrico, l'ho già verificato prima, dopo andremo a vedere anche questo. E la funzione di unione, la funzione di aggregazione più importante è st-union, cioè con union tutto quello che c'è là dentro viene tutto viene aggregato, attaccato tutto insieme per formare un'unica geometria. Questa, vedete, è un'unica geometria, no, divisa per provincia, notare, no, sono una, due, tre, sono dei comuni, ho fatto le in base al campo provincia. Vedo un po' di comune, perché non 16. No, è la base cartografica, che se io me lo dà più importante di altri, ma se zoom compaiono altre, anche altri. Ok. Ecco, potrei invece di aggregare, potrei intersezionare le geometrie che sono che sono state trovate, ok? E in questo caso cosa sto facendo? Vado ad interrogare fiumi e geometrie, metto insieme, no? Fiumi e ferrovie, ok? I ponti. Appunto, sono i ponti. Questi sono i ponti, i punti dove, se andiamo a zoomare, probabilmente in quella posizione, eccolo qua, vedete che c'è un ponte ferroviario. Perché? Cosa sto facendo? Qua faccio un join, come abbiamo chiamato, un cross join, a condizione che ci sia intersezione tra fiumi e ferrovie, e di questa roba qua cosa mi tiro fuori? L'intersezione. Notare che non è che questo è intersects, è una condizione, ok? Sono due robe diverse. Questa è una condizione, cioè mi dà un vero falso come risultato. Invece questa è ST intersection e mi dà come risultato una geometria, cioè l'intersezione tra due geometrie. Quindi mi dà l'intersezione tra il fiume e il fiume e la ferrovia. L'intersezione tra due linee è un punto, per quello mi fa vedere dei punti. Ok. Misure. Allora, posso estrarmi con questa funzione, mi posso estrarre ST area e ST lunghezza, il perimetro e la superficie. Ok? Nel caso di un poligono mi estrae ovviamente il perimetro, nel caso di una line string mi estrae la lunghezza.
ST distance mi estrae invece la distanza da un'altra geometria. Se io gli do una geometria puntuale, è ovvio, da una geometria un punto, ok? Diciamo che se gli do due robe, tipo due poligoni o un poligono e una linea, mi tira fuori la distanza minima tra le due, è abbastanza intelligente. Per esempio questo mi dà la distanza dei centri da point, questo qua è il centro di Padova, ok? E quindi mi dà, adesso io vi domando, vi siete accorti di una roba strana? La distanza com'è? È giusta secondo voi la distanza? Esatto. Siccome il dato è espresso in latitudine e longitudine, e la distanza mi è espressa in gradi, hai capito? E questo è un po' una cosa spiacevole, perché il grado non è proprio una cosa che noi capiamo benissimo. Il grado rispetto al centro della Terra. E quindi sia un po' una cosa. Ci sono delle comodissime tabelle di convenzione. Sì, è che noi siamo pigrissimi e disponiamo di funzioni di trasformazione. Che siamo pigrissimi e abbiamo una funzione che si chiama ST transform. È così, così, così. E cosa mi sta facendo questa roba? ST transform è la funzione che mi trasforma una geometria che ha un sistema di riferimento come dato, e nel nostro caso 4258 4528, non mi ricordo più, in latitudine e longitudine. E allora io ho bisogno di trasformare questa cosa che è in gradi, perché latitudine e longitudine sono gradi, ho bisogno di trasformarla in qualcosa di metrico. Allora in questo caso la trasformo in 3003, è il codice delle coordinate Monte Mario. Diciamo che è un sistema di riferimento proiettato, cioè in metri, che viene usualmente adoperato qua in Italia, okay? In questa zona d'Italia. Allora, trasformando la geometria in metri, io posso calcolare la lunghezza, vedi? Calcolare la lunghezza di questa geometria, la posso calcolare in metri, non più in gradi, e difatti qua mi esce la lunghezza giusta in metri. Quindi qua mi sono calcolato la lunghezza di questi segmenti di fiume. Buffer. Come dicevamo, un buffer è una geometria. Cos'ha? No such from few, perché c'è un ferrovie di mezzo. Non esiste sta roba, no, cioè. No, più che altro è proprio from fiumi. Here from, è perché c'è questa virgola qua, eccola qua. Allora 0,3 in gradi probabilmente è troppo. 0,03. Eccolo qua. Io così mi sono disegnato il buffer a 0,03 gradi dal segmento fiume, ok?
il salsicciotto, diciamo. Beh, questa query, diciamo, facciamo una query complicata, un po' di GeoArt, in cui per dimostrare unione e differenza, ecco, un'altra è una query, e query nidificate. Allora, cosa è apparentemente molto complicata questa query, però se è semplice da disassemblare fondamentalmente. Io, ecco, fondamentalmente cosa sto facendo qua? Questa, ci sono, ho alcune query elementari, ok, che sono queste, che sono assemblate insieme, quindi unisco centri con ferrovie, i buffer dei centri li unisco con i buffer della ferrovia, e separatamente unisco i fiumi, e poi alla base del select faccio la differenza tra centri e ferrovie, faccio un quadro astratto, diciamo, con le geometrie che ho a disposizione. Quadro astratto con GeoArt. Altre elaborazioni. Sempre più difficile. Vediamo questa cosa fa, cosa ci fa venire fuori. Allora, allora, qua l'idea è quella di trovare il fiume più vicino a una città, ok? Allora, e rappresentare questa cosa. Adesso, l'ultima parte della query, che è questa, è stato adoperato l'accodamento di Union. Vedete questo? Io potrei anche cancellarla, non è una cosa, è solo per dare, non è una cosa necessaria, per dare visibilità al dato, insomma, ecco. In questa, l'ultima parte della query, accodo praticamente la geometria in GeoJSON dei centri abitati, che sono questi qua, violetta, e accodo i fiumi, che sono questi qua, ok? Questa parte di query, invece, questa parte di query mi calcola il segmento più vicino. Allora, cosa, andiamo a decodificarla, ok? Partiamo da questa query qua. Io in questa query unisco tutti i pezzetti di fiume, vedete, ST Union Geom, raggruppati tramite il nome. Quindi tramite il nome vado a raggruppare tutti i filetti, perché ci siamo resi conto che i segmenti di fiume si chiamano allo stesso modo, ma alle confluenze sono spezzati. Allora li uniamo per non fare confusione, per avere delle geometrie poi comparabili. E questa query qua la chiamiamo a sua volta fiumi, ok? Questa tabella viene unita con centri, quindi mi trovo un join, cross join di tutto, c'ho un mare magnum di roba, questa tabella poi la unisco, anzi di questi centri mi calcolo la distanza, vedete, dal centro al fiume, e quando io calcolo la distanza mi calcola sempre la distanza minima, ovviamente una distanza tra due geometrie per definizione quella minima. Poi c'ho un'altra funzione interessante che mi disegna la distanza minima che è questa funzione. Scusi? Ho come l'idea folle che quelle siano tutte intersezioni, sì,
Assolutamente sì. Una curva anche. Sono tutte la distanza minima da un... Scusa. Prego, prego, prego. La distanza minima è un angolo di 90 gradi, però la rappresentazione è sballata, perché siamo in Web Mercator. In Web Mercator. Perché ho notato la stessa cosa, perché se io faccio disegno un buffer di un punto, non mi viene fuori un cerchio, mi viene fuori un'ellisse. Allora, l'osservazione è giustissima, solo che... siccome siamo in distanza, quindi distanza è squadrata. Assolutamente. La distanza minima di un punto da una curva, da una linea, mi genera una linea che arriva a quella lì. Sì. Il segmento si unisce alla linea con un angolo di 90 gradi, e quello è il più. In questo caso, però, allora, la proiezione che noi stiamo vedendo qua è una proiezione che si chiama, come si dice, è una proiezione Web Mercator, quella adoperata da Google, che è una, diciamo che è un'astrazione di Google che per farci vedere tutto il mondo bello uguale, piatto, ma è un'astrazione. Se noi... Scusate. Lo sapete che esiste il Flat Earth Society? Vi faccio vedere questa cosa from centri. Il buffer, disegniamo il buffer di centri a 0.02 gradi, ok? Ok? Notate, un buffer di un punto dovrebbe essere un cerchio, ok? E siccome però la rappresentazione è convenzionale, mi trovo che con questo tipo di proiezione mi viene fuori un'ellisse, ok? È un problema di trasformazione di coordinate. Anche perché le scale sono diverse tra latitudine e longitudine. Trasferiti in mezzo. Le cose, scusi? La scala metrica di latitudine e longitudine è diversa. Quindi a seconda di come io giri, diventa fatto spiegato in vernacolo. Sì. In questo caso qua, siccome la cosa è riproiettata su un viene fuori un uovo, ecco, un uovo, sì, un'ellisse. Questo è il motivo per cui la cosa di prima, queste linee qua non vanno a 90 gradi esattamente, sono il punto più vicino però che il sistema, il database trova. Vabbè, se vogliamo vederla qua possiamo fare tutta la web art che vogliamo, qua monta insieme l'acqua del Mali. Eccola qua la nostra web art, eccoli qua i punti, e qua cosa sto montando insieme? Il convex hull è il poligono minimo che contiene una geometria. Qua ieri sera mi sono sbizzarrito perché ho detto che belle robe che saltano fuori, questo è un pattern che potrebbe stare su un tessuto moderno, e quindi diciamo che è geo art, ecco questo. Bene, QGIS, arrivando alla fine, no? Allora,
Come adoperare ste robe qua che abbiamo fatto in QGIS? La cosa più semplice è adoperare, attaccare la sorgente dati. Io mi posso scaricare il mio file SQLite. Questo file qua è quello su cui abbiamo effettuato tutte le query dall'altra parte. Allora, qua da qualche parte mi hanno detto che c'è QGIS. Eccolo qua, prendiamo il nostro 2.18. Non so se è partito, se non è partito. Eccolo qua, si sta arrivando. Ci siamo quasi. Allora, realisticamente questo SQLite l'ho scaricato da the download, da qua. Siamo un po' lentini. Vediamo nel frattempo. Ah, eccolo qua, quello che volevo fare qua era fare una valutazione di quanto eccentrico è un territorio rispetto al suo centro, perché c'ho l'idea mia, così mi sono sempre fatto l'idea che i territori compatti abbiano una cultura più marcata, ecco, si può dire così, cioè che, non so, gli stati che hanno un territorio più meno geograficamente oblungo, ok, in cui le parti siano più o meno equidistanti tra di loro, abbiano poi una cultura più compatta, tipo la Francia, tipo la Spagna. L'Italia invece, avendo questo territorio lungo, beh, quella là c'è un po' di montagna di mezzo. Sì, ma e allora, no, certe volte nelle mie valutazioni geografiche, urbanistiche, eccetera, faccio sti calcoli di eccentricità del territorio, no? Allora, con questa query volevo calcolare quanto eccentrico era un territorio rispetto alla sua forma, ecco. Vediamo se è partito QGIS. Eccolo qua, siamo qua. Allora, abbiamo scaricato prima il database, che nient'altro è che un file, no? Un database di SQLite è un file che contiene tutto, tutte le tabelle stanno tutte là dentro. Mi crea una nuova connessione. Aspetta, facciamo le cose con ordine. Io devo andare da qua, da dove c'è la piuma, aggiungi vettore Spatialite, faccio una nuova connessione, era dentro download, eccolo qua, Veneto SQLite, lo apriamo e ci connettiamo. Vediamo che avevamo un po' di
varie tabelle, i centri, i comuni, ferrovie, fiumi, strade, ci sono tutte qua. Cataloga per tipo. Io da qua, sì, per tipo, vediamo qua, il programma, questo è un programma di GIS, ok? Il programma, uno fra i più utilizzati, perché è anche open source. Difatti qua mi fa vedere per ogni layer, ogni tabella, se ha una geometria poligonale, puntuale o lineare, ok? Me lo dice anche, se è poligonale mi dice anche che è multipolygon. Ok, quella famosa tabella che abbiamo visto all'inizio, non so se carichiamo con questa connessione. Io posso caricare la tabella così come viene, ok? Aggiungi, però, scusa, così come viene senza ulteriori filtri? Sì, senza, io non posso fare una query con quella finestra, posso semplicemente caricare la tabella, che noi abbiamo visto il lato database come una tabella vera e propria. Io qua la vedo come una riga, sembra che sia un file, una cosa compatta, invece è una tabella con degli attributi e un campo di geometria. Lui adopera il campo di geometria per disegnarmela sullo schermo. Il risultato è questo, notare che questo è il sistema di riferimento, ok? Vede che c'è il mondo, sì. E qua c'è quel codice di cui abbiamo parlato prima, EPSG4258. È un sistema di riferimento, un po' tutti i programmi geografici adoperano quei codici per capire dove stiamo nel mondo, ok? Il sistema che adoperiamo per capire dove stiamo nel mondo. Okay, se io ci clicco sopra, mi viene fuori e mi dice che è TRS 89. Qua c'ho la lista di più o meno infinita di sistemi di riferimento nazionali, globali e così via, proiettati o geografici.